La 22esima giornata del campionato di Serie A, la terza del girone di ritorno, inizia proprio da Verona con una partita che richiama a scontri sempre combattuti tra gli anni 70 e gli anni 80, addirittura a metà anni 80, 84-85. Questo fu un testa a testa scudetto con il Verona che la spuntò sul Torino secondo. Anni forse irrepetibili, adesso sono due squadre che cercano la tranquillità. Il Torino, dopo un inizio quasi ad handicap, sembra aver ingranato la marcia giusta. Sono 8 i risultati utili consecutivi, 3 vittorie consecutive, 2 in trasferta, Cesena e Inter, e una eclatante con la Sampdoria con 5 gol per una squadra che fino al momento era l'attacco più anemico del campionato. Torino quindi in grande rilancio con il Verona che invece cerca di costruire in casa quello che è l'obiettivo di questa stagione, ossia una salvezza tranquilla. Benassi va a effettuare un cross basso, riesce ad arrivare in diagonale, Moras a chiudere, a spazzare via, ma subentra Bovo dalla tre quarti campo e la tocca ancora per Vives. Vives è un buon tiratore, poi però preferisce servire e stupisce un po' tutti perché la palla arriva in una zona dove non c'è nessuno. Il più vicino è Moretti che riesce a recuperare palla, però tutto il Verona adesso è posizionato nella propria metà campo, quindi Moretti non trova sbocchi e cambia gioco dall'altra parte per Bovo. Poi Vives è lui che deve creare il gioco, invece si libera ancora una volta del pallone. Martinez cerca il fraseggio con Quagliarella, serie di rimpalli in aria. Martinez ci entra, il tiro, rete! Martinez porta in avvantaggio il Torino alla 31esimo. Pasticciaccio brutto della difesa del Verona. Martinez bravo a crederci, a entrare in area, colpo morbido di destro sull'uscita di Benussi e gol del Torino che sblocca l'equilibrio. 31esimo, Verona 0, Torino 1. Martinez, area di rigore, ci entra, fallaccio, questo è rigore, è un rigore sacrosanto, sì, e infatti viene indicato, ci ha pensato Fabbri. Credo che poi l'arbitro di porta, esattamente Peruzzo, abbia detto all'arbitro che il fallo c'era tutto. C'è anche un cartellino giallo all'indirizzo del giocatore del Verona che ha commesso fallo. Si tratta di Marques, il brasiliano, che è intervenuto direttamente sul Martinez, che addirittura ancora a terra. Io credo un rigore solare, anche se Fabbri non l'aveva dato subito. Bravo l'arbitro Ravennate ad aspettare sull'intervento. Cerca un po' il pallone, però forse lo tocca pure il pallone, però tocca anche le gambe dell'avversario. Io credo rigore nettissimo. Tutto pronto, Fabio Quagliarella sulla pallone di fronte a sé Benussi, 5 minuti nel corso della ripresa. Quagliarella parte con il destro e il tiro sotto la traversa e poi gol. La palla incoccia sotto la traversa, poi va in gol e dunque Fabio Quagliarella, dopo la tripletta alla Sampdoria su calcio di rigore, raddoppia. 5 minuti, Verona 0, Torino 2, e adesso fischi da parte del Bentegodi. Attenzione, ancora Torino, area di rigore, Benassi con il destro va a calciare da posizione ideale e scarica il pallone fuori. Poteva essere davvero il colpo della KO su quella fascia dove dovrebbe esserci Rafael Marques, voragini per l'attacco del Torino. C'è adesso il Torino che va con il Cadduri in contropiede, palla che arriva nella zona di Quagliarella che la rimette al centro e qui sbaglia perché avrebbe potuto o tirare ma sicuramente non rimettere al centro, favorendo l'intervento di Marques. Insomma, una Quagliarella che sta alternando cose positive, una è il calcio di rigore, a cose un po' meno positive come questa, 3-2, azione che il Torino non ha saputo concretizzare. Quagliarella servito in aria, agganciato, che cosa dice Fabbri? Che questa volta è rimessa dal fondo, però insomma un contatto a me sembra di averlo visto. Rafa Marquez veramente non lo schiererei neanche nella squadra dell'asilo, perché è veramente una cosa impresentabile. Rafa Marquez ha fatto un fallo con una palla che stava andando, è stato graziato dall'arbitro e soprattutto dall'assistente di porta che non ha visto quello che secondo me, non vorrei anticipare la moviola del nostro Grassia, era un rigore nettissimo. E allora il gioco non è ancora ripreso, Quagliarella è a terra, però attenzione, quello che abbiamo visto ad occhio nudo a velocità normale viene confermato. Qui davvero non c'è bisogno, non vogliamo rubare il lavoro a nessuno, ma non c'è bisogno di moviole, era un rigore solare in favore del Torino, che poi siamo stupiti che non abbia neanche protestato. Però su un pallone in aria Rafa Marquez ha colpito con un calcio evidentissimo Quagliarella, che adesso deve ancora rientrare in campo. Era rigore e ammonizione per Quagliarella, perché non è che era davanti il portiere, stava andando fuori. L'arbitro Fabbri, che insomma è un giovane, deve crescere, Candibì non si trova molto bene con i suoi collaboratori, dobbiamo dire, ha sorvolato, ma qui non si sa perché Peruzzo, l'arbitro di porta, non gliel'abbia segnalato. In attesa ovviamente la nostra moviola radiofonica, ribadiamo che questo era un rigore sicuramente più evidente rispetto a quello che c'era concesso al Torino per il gol dello 0-2. Attenzione a Luca Toni, lanciato in aria, ci entra il tiro, rete! Toni riapre la partita al 37esimo minuto, è quello che non voleva Ventura, che ne urla di tutti i colori i suoi. Partita in pugno alla Torino, fallita per più di una volta il terzo gol, adesso saranno minuti finali di
fuoco, perché il Verona si riverserà in avanti e cercherà di recuperare la partita. Segna sempre lui, Luca Toni, bravissimo a lanciarsi negli spazi, a calciare con il sinistro, tocca palla Padelli, ma non la frena. Verona 1, Torino 2, Verona in partita nel momento in cui la resa sembrava evidente. Attenzione, siamo nell'area di rigore del Torino, che riesce però a liberare. Ancora Verona, controllo forse con un abbraccio, l'arbitro lascia proseguire. Agostini sempre per Taxidis, che la mette bassa. Ancora Verona, fraseggio, giocatore che resiste a una carica, il tocco è laterale per Cristodulopoulos, che carica al destro, entra in area di rigore Molinaro, deviazione del Torino che mette la pallone in corner, e siamo all'ottavo calcio d'angolo per il Verona. E anche Benussi va per scendere, poi qualcuno gli dice guarda che mancano ancora 2 minuti e mezzo, e quindi non va direttamente in area di rigore, perché insomma c'è il rischio che se il Torino recupera palla può partire senza portiere. Infatti Benussi va a recuperare il pallone. Intanto Martinez è bravissimo, forse il migliore in campo, a servire il contropiede di El Kadouri. 2 contro 2, El Kadouri, Martinez si inserisce, El Kadouri va, lui tira, gol 3-1, e si chiude la partita. El Kadouri segna il gol al 92esimo, questa volta nel contropiede forse più difficile. Il Torino concretizza con un gran gol, un tiro chirurgico di El Kadouri. Verona 1, Torino 3. Questa, al di là dei brividi finali dovuti a quel gol di Toni che il Torino ha un po' regalato, bisogna dire che Torino l'ha strameritata questa partita, perché sullo 0-2 ha avuto diverse occasioni per segnare, per portarsi sullo 0-3. C'è stato anche il caso di un rigore chiarissimo non assegnato a Quagliarella, poi qualche sofferenza, qualche mischia davanti al portiere Padelli del Torino, che ha tenuto la concentrazione molto bene ed è stato brutto bravo nelle mischie e nei palloni alti. Poi Padelli con un rilancio ha in pratica innescato l'azione di contropiede, bravissimo Martinez a servire il Kadouri, e bravo il Kadouri ad avanzare palla al piede. 2 contro 2, poi tutti pensavano che avesse servito Martinez in area di rigore, invece il pallone è stato calciato dal Kadouri, che è un giocatore molto tecnico, passaporto marocchino, nativo del Belgio, è andato davvero con un destro chirurgico a piazzare il pallone laddove Benussi non ci sarebbe mai potuto arrivare. Mancano pochissimi secondi, Michael Fabbri ha il fischietto in bocca, insomma il Torino banca Verona, porta la quarta vittoria consecutiva, eccolo il triplice fischio dell'arbitro, esultano dalla panchina del Torino, Torino che adesso vede una classifica davvero interessante.